Un minuto con Padre Pio dal refettorio del convento di San Giovanni Rotondo, in questo luogo particolarmente significativo del convento dei frati minori cappuccini. Ecco qui il posto di Padre Pio dove lui mangiava insieme a tutti i suoi confratelli. Ecco. Ci sediamo qui per raccontarvi un episodio veramente significativo. Era il 21 gennaio del 1965. Parliamo della vigilia di una data importante per Padre Pio. Il 22 gennaio, infatti, era il giorno della sua vestizione religiosa. E allora si trovavano tutti nella cella numero 1, nella sua stanza, per salutarlo prima della buonanotte. E per la benedizione da parte del guardiano, padre Carmelo da San Giovanni in Galdo. Però in quella situazione padre Pio, ricordando insieme ai diversi confratelli che erano con lui nella cella, questo giorno cominciò a piangere. Cominciò a piangere, commosso, e soprattutto in quel momento disse ai confratelli presenti nella stanza: «L'ho fatta veramente grossa. Ho commesso un grande peccato, cari fratelli». E tutti cominciarono un po' sbalorditi. «Ma cosa, padre? Di che cosa sta parlando?» E lui cominciava sempre a ripetere: «L'ho fatta grossa». Singhiozzava addirittura, piangeva. «Io sono nato il 25 maggio del 1887. E sono stato battezzato dopo sole 14 ore, il giorno dopo. Ecco, mi ritengo un ingrato perché non ho mai ringraziato il Signore, fino al giorno della mia vestizione religiosa, per il dono del battesimo, avvenuto soltanto dopo 14 ore. Ecco, ce lo descrive questo momento il frate addetto alla cronistoria del convento, che trascrive le parole di Padre Pio da Pietrelcina, che in quel momento era commosso e soprattutto voleva fare questa pubblica accusa di questo peccato, della sua ingratitudine, pensate un po', rispetto alla corrispondenza delle grandi grazie che il Signore gli aveva donato. E poi tutti cercarono di confortare Padre Pio, ma lui continuava sempre a piangere fino a quando poi si calmò e si attese, ecco, questa giornata importante, che fu sempre una festa ed è una festa in questo convento perché si ricorda il giorno dopo, il 22 gennaio, la vestizione religiosa di Fra Pio da Pietrelcina.